Nonostante le condizioni climatiche poco favorevoli, attivisti e attivisti antifascisti, insieme alla Rete per la Palestina, sono scesi in piazza contro la guerra e la censura del governo. Il 25 aprile è la giornata della liberazione dal nazifascismo, la giornata della liberazione da quello che era stato il ventennio più buio della storia del nostro paese. Bisogna rimarcare le radici antifasciste della nostra Repubblica in correlazione con la liberazione del popolo palestinese. Rigettiamo totalmente la narrazione del Movimento per la Liberazione della Palestina come un movimento antisemita. L'antisemitismo è quanto di più lontano, ovviamente, da noi in quanto antifascisti e antifasciste. Noi siamo scesi in piazza per il 25 aprile perché pensiamo che non debba essere una data di ricorrenza ma una giornata di lotta. Viviamo in un momento di grande restrizione delle libertà personali e viviamo anche un momento storico terribile dove ormai c'è la censura a tutti i livelli. Crediamo che evidentemente la Tele Meloni in questo periodo storico sta esagerando con degli atti di censura che in questo paese sappiamo benissimo che ci sono sempre stati, ma non è più possibile né accettabile avere delle azioni del genere. È molto importante scendere in piazza, manifestare, far sentire la propria voce a fronte di tutta questa repressione che è assolutamente inaccettabile.